tenuta, sono felicissimo di essere qui. Buonasera a tutti, caro Giampaolo, grazie di cuore per l'accoglienza. Io sono qui soltanto per dirvi che a nome del governo, a nome del paese, siamo orgogliosi di quello che tutti i tuoi e i vostri collaboratori e amici fanno e di quello che tu hai creato, ed è una cosa bella quella di vedere anche le storie di successo in Italia. Noi siamo pieni di problemi, vero? Poi facciamo l'elenco, poi abbiamo il paese, poi vediamo le trasmissioni TV, i format TV della sera, ed è sempre un insieme costante di problemi e di difficoltà che ci sono e che vanno cambiati. Però ci sono anche un sacco di storie bellissime, storie straordinarie. Io conoscevo la Lara soltanto di nome, poi un comune amico, che era Alessandro Marico, scrisse un articolo bellissimo e mi disse: tu dovresti andare a Parma, o meglio, no? Tanto è il compleanno del sindaco, ci sarebbe fatta, non ti fanno, ti puoi fare anche due come Roma, no, ti si trovi. Dicevo, devi andare assolutamente, se ti capita l'occasione, di andare a dire che lì c'è un pezzo della storia italiana bella, straordinaria, di successo. Alessandro, la città di Firenze. Poi ci siamo conosciuti una volta e io ho pensato che se mai avessi avuto la possibilità di avere un ruolo in rappresentanza di tutti come Presidente del Consiglio, beh, il mio compito sarebbe stato quello di andare a vedere, a ringraziare, a omaggiare le aziende, le lavoratrici, i lavoratori che con la loro qualità del lavoro rendono grande il nostro paese. E è capitato, capita, però non basta essere qui a dire che bello. E allora, intanto complimenti, sì, certo, complimenti per l'altissima qualità che esprimete, dalla, ho capito bene, dal trapano di Rosetta fino alle macchine. Volevo entrare nel simulatore, mi hanno respinto con perdite, ma infatti sei visto, stai fuori a risata, però anche no, complimenti per i numeri, per le persone che, non so se tra di voi, qual è quello che è entrato per ultimo a lavorare qui dentro, dov'è, quelli entrati negli ultimi, sulle mani, a giro in fondo. Ecco, uno, due, laggiù in fondo, siete laggiù perché scappate, no, non credo, quindi. E ce ne saranno altri che entreranno nei prossimi mesi, grazie all'impegno della Dallara, nei prossimi mesi sarà costruito il centro ricerca, lo posso chiamare così, che ho preso l'impegno di venire a inaugurare, se viene fatto entro Natale del prossimo anno, ce la facciamo, tra l'altro è Angelica, ce la facciamo. Allora, se si fa entro, adesso qua sia gennaio, c'è meglio che si faccia, un mese in più va bene dello stesso. E voglio però dirvi una cosa seria, non che questa sia una cosa seria, però l'Italia è piena di eccellenze straordinarie e a me colpisce quando mi dicono che la cosa più bella che noi abbiamo sono gli ingegneri, intanto perché magari c'è anche qualche architetto che non è vero, però è bello ripensare che noi nel mondo non siamo famosi soltanto per la cultura, per il culatello, per il parmigiano reggiano, per il vino, per le opere d'arte. Siamo famosi nel mondo per l'altissima tecnologia. Giampaolo prima mi diceva, i nostri ingegneri, noi 10 a 1 con gli americani, siamo nettamente più forti. Talvolta però non ne abbiamo consapevolezza. Perché? Perché siamo pieni di quel racconto di negatività di prima. Allora io, per parte mia dovrei cercare insieme ai parlamentari, ai membri del governo, di cambiare le cose che non vanno, che vi evito di dire, ma che conosciamo tutti, dal fisco alla pubblica amministrazione. Quello che però vi chiedo è di mantenere fresca e straordinaria la qualità dei sogni che state mettendo in piedi, perché quello che voi fate dimostra che l'Italia
è una straordinaria terra nella quale anche le sfide più difficili possono essere vinte, che sia dentro la galleria del vento, dentro un simulatore, dentro un progetto di ricerca, nel carbonio che mi hanno fatto toccare, che non mi riusciva naturalmente nemmeno di strappare, come naturale che sia l'estate della resistenza, nella trapano di Rosetta e nella macchina che va in Francia o in Giappone o a Indianapolis, portate atto il sogno di quello che voi siete. Voi siete l'Italia, voi siete la Valara, è una cosa straordinariamente bella. Voi avete un leader, dei leader che i soldi che hanno, che prendono, li rimettono in azienda per reinvestire, perché gli imprenditori seri fanno così. Ovviamente hanno il loro guadagno, come è giusto e doveroso che sia, ma gli utili dell'azienda li rimettono e li reinvestono dentro l'azienda, perché l'azienda cresca. È un'azienda che sta assumendo nuove persone. L'augurio dal profondo del cuore che vi faccio è quello di essere sempre all'altezza dei sogni di questo paese, cercare di guardare l'aspetto straordinariamente positivo di quello che fate. E a voi e a te Giampaolo, un grazie di cuore, perché se questo paese sarà portato fuori dalle secche non sarà merito del Presidente del Consiglio dei Ministri, che devono fare la loro parte, ma sarà di tutti gli italiani che si svegliano la mattina presto e che si mettono in gioco e che anche se talvolta hanno un po' di amaro in bocca o gli gira un po' le scatole, beh, ciò nonostante tornano a crederci, tornano a provarci e sanno perfettamente che se l'Italia fa quello che deve essere, non sarà soltanto un paese in grado di creare occupazione, ma sarà un paese che tornerà a essere leader in Europa e nel mondo, esattamente come voi siete. E io, devo essere sincero, sono particolarmente orgoglioso come rappresentante del governo oggi. L'appuntamento è per dicembre del 2015, inauguriamo, va bene anche gennaio, l'ho detto, non voglio fare... Sembra che poi si fa un mese dopo, dice, visto sei in ritardo, come per le riforme, no, ci arriviamo, tranquilli. L'appuntamento è tra dicembre e gennaio, cosa c'è lì? Un centro di ricerca. C'è un luogo dove il futuro non si aspetta, ma si costruisce. Quello che Giampaolo Dallara ha fatto in questi primi 78 anni e che farà anche nei prossimi 78 anni insieme a tutti voi. In bocca al lupo e grazie di cuore.